Eccomi! Non ti aspettavo così presto. Sei in anticipo. Grazie. È bellissima. Su, entra. Ci metto un minuto. Ah, è proprio bella questa rosa. Però che bel compleanno che mi fai passare con questo caldo cenando a casa. Lo sai che ti ho fatto un dolce buonissimo per cena? Non te lo meriti. Fatto buon viaggio, signorina Polis? Ottimo. Ben arrivata. Si accomodi. Facchino, le valigie. Come vede, il portone è nuovo. Abbiamo fatto installare il citofono e fra poco avremo anche la videocamera. È da questo No, no, questa è la scala A dove c'è il portiere e la guardiola. E poi c'è la scala B e la nostra è la C, praticamente oltre il cortile. L'ascensore c'è, è un monumento nazionale, ma ogni tanto fare qualche passo a piedi fa bene. E sono sicuro di aver trovato esattamente quello che lei desidera. Eccoci qua, prego signorina, si accomodi. La luce dov'era, mi pare... Ah, eccola qua. Entri, prego, guardi, soffitti molto alti, pavimento appena rifatto e le pareti rinfrescate da poco. E qui c'è il salotto, prego, si accomodi, guardi, non se ne trovano tanti di appartamenti mobiliati così. Una bella stanza, spaziosa, luminosa, qui c'è un mobile antico, i pavimenti in marmo, molto chic. E qui c'è il bagno e la cucina. Vuole controllare i rubinetti dell'acqua e del gas, signorina? Controllerò più tardi. Questo palazzo è disabitato. Beh, capirà, oggi è lunedì 3 agosto, da ieri gli ultimi abitanti del quartiere, un quartiere signorile, mi creda, sono andati in vacanza. Qualche disagio lo sentirà, pochi negozi aperti, servizio pubblico un po' scarso. D'altra parte poco traffico e poco rumore, meglio lascio così. Qua. Sì, lasci pure, grazie. Vada, vada. Ecco, signorina, le consegno le chiavi dell'appartamento. Lei ha fatto un buon affare. E ora, se permette, io... Beh, arrivederci. 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 Qui, al primo piano. Sì, va bene, signora. Pronto? Silvia? Ciao, sono Doriana. Finalmente sei arrivata. Sì, stamattina col notturno da Milano. Bene. Non mi aspettavo di trovare una specie di deserto. Roma è così in agosto, però si circola che è una meraviglia. Ma tu proprio adesso dovevi fare questo trasloco? E quando? Dal 1° settembre prendo servizio in procura. Nominata la procura di Roma. Mm-hmm.
Esatto, sostituto procuratore. Come mai ti sei trasferita a Roma? A causa di quello psicopatico. Psicopatico? Ma quale psicopatico? Quell'assassino. Ma sì, non ti ricordi che gli ho fatto dare 30 anni? Certo, mi ricordo. È scappato dal carcere. Sì, e non fa che minacciarmi. Ma è terribile, povera Doriana. E tu? Dimmi, quando vai in ferie? Parto in aereo. Perciò ti posso lasciare la mia macchina. Ah, ecco. Mi ha chiamato, signorina? Sì, sono sola. Ho bisogno di un po' d'aiuto. A sua disposizione. Mi dice il suo nome? Umberto, signorina. Allora, Umberto, spingiamo questo verso il muro. È così pesante che... Umberto. Umberto. Mi scusi, signorina. È permesso? Permesso? Passavo di qui e mi sono detta, andiamo a trovare la nuova vicina. Permette? Sono la signorina Leonora. Tanto, tanto, tanto piacere. Piacere? Permette? Beh, ce l'avrà un nome, no? Doriana Polis. Ah, c'ha anche il cognome. Io, il mio, l'ho eliminato. Il cognome ha un valore di un numero, serve solo per la guida del telefono. Il nome sì, è importante, non crede? La gente si ritrova nel suo nome. Doriana. Bellissimo nome. Non potrebbe chiamarsi in altro modo. Ma signorina, per favore, non faccia così. L'aiuto io. Si sposti. È lei. Chi? La nuova arrivata. Buongiorno. 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 Ecco un sacchetto. Grazie. Prego, si serva pure. Lo vuole un bel cocomero, signora? E come faccio a portarmelo dietro? Glielo mando a casa. Fate le consegne a domicilio. Dipende da dove abita, signorina. Io abito qui dietro, in via Nomentana 175. Scala C, interno 6. Come fa a sapere? Si vede che lei è nuova del quartiere. Io e mio padre abbiamo questo banco da oltre 30 anni. Perciò sappiamo tutto quello che succede qua intorno. Mi scusi se sono indiscreta, ma come si trova in quell'appartamento? Perché me lo chiede? Il portiere, quell'Umberto, come si comporta? Non le sembra un pochino strano? Ma... Ecco, sono 8.000, signorina. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno.